Proviamo a fare un saluto decente. Proviamo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Paul e oggi andremo a fare una reaction a dei miei vecchi video di magia e proverò oggi a rifarli come li rifarei io. È un nuovo format che mi piace, mi è piaciuta molto l'idea quando l'ho copiata spudoratamente da Jack Nobile, però non sapevo cosa fare e poi mi piaceva l'idea. Vabbè, comunque spero che questo video vi piaccia. Raggiungiamo per favore i 200 iscritti perché, cioè, per me sono tante persone e vorrei tanto raggiungerle. E se vi iscrivete e attivate la campanella ricevete una caramella. Semplicissimo. E niente ragazzi, passiamo al video. Dai, dai Instagram, partiamo un po' da Instagram. Su Instagram avevo aperto un canale, una pagina Instagram con mio cugino che si chiamava The Corner of Magic, forse, se non ricordo male. Eccolo qua. Era un canale, cioè una page dove avevamo creato per farci da archivio per la magia, perché magari ci dimenticavamo dei giochi. Oddio, cosa ho visto. Vabbè, il primo a pubblicare in quella page sono stato io. Era il lontano il 13 maggio 2020, vero? Il mio primo mazzo di Bicycle Supreme Line. 10 di cuori, lasciato sopra il mazzo, scuoto e cadono tutti. Sì, questo qui come gioco è bello, il problema è che fa vomitare la qualità, il tempismo fa schifo e le prese fanno vomitare. Il gioco è il seguente, uno spettatore può dirmi stop tranquillamente quando vuole, tipo qui, si va a tagliare e si va a prendere la prima carta che è esattamente un 10 di cuori, guardate. Però se vado a prendere 10 di cuori così e diciamo lo sbatto sul tappetino, i semi cadono. Ok, asso di quadri, controllo veramente brutto. In centro al mazzo. Miscuglio. Ok. Cinque di fiori che non era la mia carta. Cos'è sta cosa? Oddio. Però il change è venuto molto figo. Fighissimo. Il doppio schiocco finale. Vabbè ragazzi, questo gioco non ha proprio un nome ben preciso, però la cosa che ha fatto qua così Jacopo dovrebbe essere un ventaglio ad una mano, però siccome lui non è capace a fare questo, ha fatto con tutto il mazzo direttamente una roba del genere e ha fatto il color change. Questo gioco è molto figo e mi sa tanto che provo a rifarlo. Si va a scegliere una carta tipo questa, anzi guarda, si ricorda in questo caso l'asso di fiori, si va a tagliare e a mischiare. La cosa bella di questo gioco è che se vado a prendere la prima carta, ovvero un 4 di quadri, mi basta far così, che cambia e diventa esattamente l'asso di fiori. Poi cos'altro c'è qua? No, questo era un color change vecchissimo, flashatissimo. Asso di cuori che diventa magicamente un asso di picca. Comunque poi qua cosa avevo? E quando il sole chiede alla luna, moneta che sparisce e poi riappare. Questo gioco l'ho fatto quando ero in Riva al Garda ad agosto, sì, 29 agosto 2020, e questo era una bella sparizione di una moneta, però non la rifarei mai così oggi, infatti così è come la rifarei io. Qua invece cos'è? Ehi, bellissimo!
Figo. Questo ero andato a casa sua a registrarlo e non posso rifarlo. Non ho l'attrezzatura. Però da due di quadri a diventare due assi di fiori, bellissimo. Questo qui era veramente figo. Peccato che ha avuto soltanto 67 visualizzazioni. Un altro profilo che non uso proprio più è questo qua. Andremo a vedere soltanto due giochi, perché due o tre giochi e cose così. Madonna, qua dentro. Raga, tutto lockdown 2021, fine 2020, inizio 2021, l'ho passato tutto qui, tutto su sto profilo. Mi ero fatto prima, adesso sono 1400, una volta me ne avevo fatto 1750, ero, tutti quanti mi chiedevano collaborazioni, tipo questo qui. Scusate, abbasso un attimo perché sennò i miei timpani muoiono. Sto ancora morendo. Ok. 4 di quadri in centro al mazzo, mischio, break preso terribilmente e appare in mezzo ai due Jack Neri. Bello. Questo è un sandwich che l'ha insegnato Jack Nobile nel suo canale, molto carino. Non lo rifaccio perché probabilmente tutti quanti lo conoscete nel resto, quindi non me ne potrebbe fregare di meno. Questo invece... Ah, passa! Oddio, cos'è? Brutto! Cardici. Stop. Vediamo la mia prima... What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Cos'è sta cosa qua? Poi che faccia ho? Che faccia è questa? Nice, non è nice, vabbè, lasciamo stare. Comunque, qualcosa di figo che ho fatto qui. Due re? Ah, che si trasformano di due assi. La cosa però ancora più figa è che mi basta far così che tornano i due re. Questa qui era molto carino come cosa, molto bella. Però così è come lo rifarei io. Come potete ben vedere qui c'ho due re neri, che se io volevo lasciare uno sporgente così e uno così di dorso, mi basta tanto far così, che entrambi si trasformano nei due assi neri. Poi cos'altro avevo? Ah, questa qui ha fatto... Questa qui aveva fatto un bordello di visualizzazioni, infatti ne ha fatte tipo 17.000. E su Instagram non c'è molto... Ok, scatolina vuota, 50 centesimi, bruttissimo. Scatolina vuota, schiocco le dita, esce un 50 centesimi. Questo qui sembra una cagata, ma è un gioco veramente figo. Poi cos'altro c'è? Ah, qui, ma ero partito per la retention vanish. Bellissimo, per fare l'apparizione figa. Bello. Bello. Dai, questo ve lo rifaccio. Questo invece. Ok. Madonna, bella sparizione. Questa già di meno, però figo figo. Ok, il gioco era questo. Si prendeva una moneta, la si faceva vedere, si metteva così nel palmo della mano per farla sparire, ma subito dopo farla riapparire. Cosa è proprio curiosa, che se la vado a lasciare qui scompare completamente. E questo è il figo di questo gioco.